Oggi voglio parlare di soglia di attenzione. Credo che tutti ormai abbiamo saputo di come negli ultimi anni la nostra capacità di mettere a fuoco, quindi di focalizzarsi su un determinato tema, su una determinata iniziativa o su un determinato compito che stiamo sviluppando in maniera pratica, è calata di molto, tanto che ormai abbiamo una soglia di attenzione più bassa del pesciolino rosso. Il che ci dice che il nostro focus di attenzione arriva al massimo a 7-8 secondi, poi si disconnette e la nostra mente si focalizzerà su un'altra attività. Questo ovviamente deriva da un mondo accelerato, da un mondo che si basa ormai sulla notifica, sulla doppia spunta blu di WhatsApp e che si aspetta una risposta, diciamo quasi istantanea. In tutto questo, ovviamente, crea ansia il non avere risposta, il vedere che è stato letto magari un messaggio e non viene data risposta, oppure, le continue notifiche che ci arrivano sui nostri smartphone. Per recuperare attenzione, quindi per formare la nostra modalità di rimanere connessi e attenti, focalizzati su un determinato tema, non c'è altra soluzione che distogliere i rumori di fondo. Per fare questo è necessario che, ad esempio, in un momento di confronto, faccia a faccia, si possa assolutamente bloccare le notifiche, spegnere le notifiche di un cellulare. I nostri occhi si distraggono verso la direzione del cellulare, della notifica che suona o anche solo del cellulare che si illumina. Effettivamente questo è un problema che da qui in poi le nuove generazioni dovranno affrontare, in quanto la tecnologia non possiamo, per certi versi, tornare indietro. La tecnologia ha portato anche dei benefici e degli enormi comfort, e come tutte le zone di comfort è difficile tornare indietro o uscire dalla zona di comfort. Quindi sarà necessario però riuscire attraverso anche i cosiddetti progetti digital detox, quindi tutto quello che è la disintossicazione dal digitale pesante, dal continuare a rimanere iperconnessi. E qui vi consiglio anche una puntata di presa diretta di Ray 3 di qualche tempo fa, che mette a fuoco tutte le problematiche che si connettono per il nostro cervello, quindi i meccanismi che il nostro cervello instaura rispetto ad una ricezione di una semplice notifica del cellulare. Insomma, nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano, possiamo fare da subito una cosa: quando lavoriamo e quindi abbiamo bisogno di massima concentrazione, distogliamo le notifiche. Da qui in poi il lavoro sarà invece molto più faticoso e da conquistare giorno per giorno, attimo per attimo.